Giusto per la Buongiorno a prima tutti, volta segretario, però. procediamo con l'appello, prego. Buongiorno a tutti, seduta della sesta commissione consigliere del Comune di Palermo, numero 6 dell'8 settembre 2022, procedo con l'appello dei consiglieri. Canto, mi assente, Chinnici, Buongiorno, presente. presente, buongiorno, Lupo, Buongiorno, buongiorno, Scarpinato, presente. Presente, buongiorno. buongiorno, Zacco presente, quattro consiglieri su cinque presenti. Il numero legale, dichiara aperta la seduta. Buongiorno a tutti, benvenuto al dottore Pastorello dell'ASP e il dottore Ficile. Prima di iniziare comunico che la seduta è registrata e sarà pubblicata sul sito del Comune, quindi occorre il vostro consenso. Prego. Dal consenso, Prego. consenso, buongiorno. E sta arrivando anche, credo, la vicepresidente dell'Ordine dei Farmacisti, intanto noi iniziamo. Ieri questa commissione ha incontrato sia l'ordine che gli uffici per affrontare la delibera che abbiamo all'ordine del giorno riguardo al piano farmacie 2022. Un'analisi della delibera e dei pareri allegati, pure se non sono vincolanti, però per noi è fondamentale avere il vostro parere, quello dell'ordine. Abbiamo visto che voi avete dato parere contrario per 3-6. Quindi volevamo capire intanto le motivazioni, se comunque riusciamo a trovare una sintesi per eventualmente presentare un emendamento ed eliminare questo parere contrario. Prego. Allora, per quanto riguarda l'interesse di cui è stato espresso parere negativo, in realtà è un negativo diciamo, su quello che è l'indicazione che ha dato l'ufficio, ma non in toto, nel senso che se noi esaminiamo le tre singole farmacie, che sono la sede 186, siccome l'indicazione originale prevedeva di fornire il servizio farmaceutico in una determinata zona e l'allargamento e la possibilità di poter insediarsi presso in via generale P10 stravolge un po' quello che è l'input originario dell'indicazione. Quindi sarebbe opportuno che, come già stato tolto forse da Capini, perché all'inizio, nella prima stesura della delibera, era prevista anche la via il corso da Capini, sarebbe opportuno togliere. Via, come avevo indicato nel mio parere, la via Chinnici, in modo da lasciare la farmacia nella zona in cui già si è insediata. Quindi per me potrebbe diventare un parere positivo qualora si vedesse o basterebbe aggiungere a generale dominio Chinnici escluso. Basterebbe mettere escluso dominio Chinnici, quindi il parere potrebbe essere tranquillamente favorevole. Relativamente alla 187, anche Questa qui. per ora affrontiamo prima questa. Sì. Questa per ora dove è ubicata come sede? Presidente, posso dire una cosa? Quando scriviamo 186 e 187, di cosa c'è chi ci ascolta tutto in diretta? Scriviamo 183 e sì, è questo che ho chiesto. No. Allora, io purtroppo mi dispiace avere poche carte, perché No, le ci altre vediamo carte dopo. sono Ciao, giusto. Paolo. Comunque. Sì. Ciao. Se lei mi aiuta anche dove è ubicata la È centrale. ubicata dove c'è il centro commerciale. Sarebbe via nave. Ora la via esattamente non me la Come ricordo. se No, è la parte alta della regione siciliana, quindi dove c'è il centro proprio, cioè tutto è accanto al centro commerciale. via che è stata tagliata come Sì, esattamente. Sì, io credo che sia Allora, la perché via che è là ci stata tagliata, se mi sono. chiami esattamente via nave, però dico, mi dispiace se, No, 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 no. se non, non Quindi si riesco a parlava di essere. via nave. È via nave, via nave. Dovrebbe essere Sempre via via nave. 186. Perfetto. E quindi chiaramente si è insediata laddove era stata prevista l'individuazione da parte del comune, quindi la zona dove è aperta. E là ci sono, c'è la grande popolazione, perché ci sono i palazzi, tra l'altro, abbastanza popolati. Quindi se diamo la possibilità, perché è più commerciale, la forza posta della linguistica tolta, ma anche la via Chinnici, Lasciamo diciamo, la strada pubblica. esattamente. Quindi dovrebbe rimanere, se vogliamo garantire il servizio farmaceutico, quello che penso che sia interesse di tutti, è lasciarla. Quindi via Via Chinnici esclusa, basta Scusa, scrivere via Chinnici esclusa.
Perché vede, quando si fanno queste perimetrazioni, come uno dice l'aspe cambia totalmente. No, quando si fanno queste perimetrazioni, sì, come le spiegavo nelle precedenti sedute, noi abbiamo operato un criterio essenzialmente ed esclusivamente, già tra parentesi il direttore, già avevamo parlato su questo tema, urbanistico, cioè che significa? Con i sistemi che ha in dotazione l'ufficio urbanistica, siamo riusciti a stravolare delle tavole sulla base della zona dove era ubicata, della via di riferimento dove era ubicata. È chiaro che tu vai a prendere dei tratti di via di confine, che sono dei tratti di via identificativi della zona, si può dire quelli lineari, si può dire. Questo perché? È un lavoro che mi spiega l'architetto, non sono un tecnico, quindi faccio un passo indietro. Viene pulito il lavoro sotto il profilo appunto urbanistico e quindi sotto il profilo pratico, che le vie, cioè l'indicazione se deve, aveva la carta davanti, cioè, sì, la carta. Chi è che si è occupato di fare questo lavoro? Il lavoro è stato fatto non di concetto dall'architetto. Il presidente non no, il presidente no, ma non poteva venire. È stato fatto dall'architetto Terenzi, dall'architetto Salamone e dall'architetto Lanni. Cioè, nel senso, ognuno per le sue competenze. È un lavoro che praticamente parte dalla cartografia. E poi col GeoMedia, un sistema applicativo appunto che riesce a estrapolare le vie da come si chiama, ti dà la delimitazione delle vie, un lavoro che devo essere sincero. Per una sorta di cerchio. Esatto. Ottavio, funziona, diciamo, sostanzialmente con la delimitazione dei cerchi. Questo fatto ci ha permesso di realizzare un lavoro pulito sotto il profilo tecnico. È ovvio che le indicazioni che forniscono sui soggetti non sono state recepite come l'ordine farmacisti, possono essere recepite anche ovviamente anche dall'ASP, perché nulla osta a questo ragionamento. L'inclusione e esclusione che abbiamo operato per tutte le vie nasce proprio da questo ragionamento con i soggetti tecnici. Le chiedo se è possibile brevemente di riassumere con così la dottoressa. La motivazione del parere, cosa vediamo sul 786. Esatto, la famosa via Chinnici che dovrebbe essere esclusa proprio per far sì che la farmacia rimanga più o meno dov'è o comunque nei limiti. Il lavoro che è stato fatto è eccezionale, il comune devo dire, perché ha fatto in poco tempo una cosa. La pecca che possiamo dire che c'è è il fatto che non è stata fatta una verifica della popolazione insistente lineare. È quella molto ovviamente, è che non è una revisione della pianta organica questa, perché qua noi stiamo delimitando le zone delle nuove farmacie. Diciamo, è un lavoro eccezionale, finora non era stato fatto, era già parecchio in ritardo, anche perché le farmacie in questo momento individuate in una strada non possono spostarsi